Bella a tutti voi ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati qui a giocare a Pokémon Super Mystery Dungeon e quindi andiamo avanti col capitolo 2 e Nazareth ci presenta la sua casa e vediamo. Sì, quanto pare ancora non è deciso di ospitarci finché non ci tornerà in qualche modo la memoria. E ok, non tornare sopra. E incontriamo Fennekin, che avevamo chiamato Farfleet, e praticamente ci fa vedere più o meno la città come è fatta. E ok, quello è il deposito, che è il Iron Shop, quindi il negozio. Ok, sembrerebbe che Carracosta sia colui che si occupa di Farfleet. Ok. Ok, con la lettera X dovremmo con la lettera X dovremmo aprire il menu. Infatti salva altri. Allora, non ho potuto cambiare game perché, nel senso, non sono riuscito a trovare quello che cercavo, però e a quanto pare non neanche qui dalle opzioni si riesce a fare qualcosa, e quindi ok, quindi questo sembrerebbe non so se un negozio che fa regali, un Sizor. Lui è ok, lui fa ricorda mosse, quindi ci sta. Ok, qui c'è uno Shelmet con Dirling che stanno litigando. Ok, però prima di andare, ok. Ah, ok. Intanto qui direi di depositare tutto. Allora, poi se ok, in questo modo posso prelevarne quello che mi serve mano a mano che andrò. E sì, di Baccaran ce ne prendo due e penso che per il momento, per quanto riguarda depositare, diciamo, siamo a posto. Ok, qui possiamo comprare varie cose. Direi di andare verso quei due. Ok, di cui il terzo non sappiamo il nome. Ok, diciamo che andiamo. E quindi questo sarebbe il primo dungeon che andiamo a vedere, diciamo. Ok, Blast Seed che non
ci interessa. Purtroppo non funziona pure con le lettere, nel senso pure con le frecce, anche se sarebbe stato comodo per certi aspetti. Ok, montagna di Valer Seed. E quindi a quanto pare ci tocca utilizzare uno dei due che no, devo prendere qui. Ecco, in questo modo posso facilmente. Ok, uno dei due è andato KO, l'altro no, però ci serve assolutamente la bacca lancia. In questo modo riusciamo ad andare leggermente meglio. Ok, statistiche pure sono tornate normali. Ok, devo andare. Ok, ci ha confuso. Vediamo se ho qualche strumento da poter utilizzare. Ok, il che mi ha permesso di addormentarlo. E il che mi andava più che bene. Ok, ora ci parla del De Pokémonete, e quindi la cosa mi va veramente veramente genio. Ok, ora vediamo. C'ho dei logo. Ah, ok, c'è di lasciarlo pure rivedere il seme mini. Anche se non speravo che ce lo lasciasse. Più che altro immaginavo che avrei immaginato che ce l'avrebbe utilizzato per sopravvivere. E devo ammettere comunque che ne sto trovando veramente veramente tante. Ok, ce l'ha fatto flinciare e saliamo al livello 6. E la cosa mi piace veramente veramente tanto. Ok, addirittura due Riddle Semimini. No. Ok, qui immagino sia esatto che tornavo di sotto. Ok, l'unica cosa che posso fare è combattere. Vi ricordo che ho comunque revivuto il semimini. E le mosse stanno cominciando a finire. Però per il momento diciamo sto abbastanza a posto perché ho appena trovato un elisir e quindi sarà utile. Ok, ne avrei appena 4. Non so quanto siano lunghi i piani, ma da quel in genere dovrebbe essere il primo 3 dungeon che si va a esplorare lungo 3 piani, e poi quelli successivi, quello successivo dovrebbe essere 5. Ora ok, siamo riusciti a mandarlo KO e quindi ok, bacca pesca, e dobbiamo scendere verso il basso.
Ok, beh, dovrebbe essere aumentato anche il nostro QI, se ho tradotto bene velocemente. Ok, l'unica cosa che possiamo fare è attaccarlo in questo modo. No, volevo scendere in verità. Ok, a quanto pare ci siamo riusciti a raggiungerlo. Ok, anche se non se l'aspettava che tornavamo indietro, però siamo riusciti a portare indietro Gumi. Il che va più che bene. Ok, Nuzleaf si era un attimo arrabbiato perché avevamo lasciato casa. E approfittiamo per salvare. Ricordo che la cosa più utile da fare è salvare sempre. Ok, abbiamo. Sì, ci ha portato a scuola. Simipur, che dovrebbe essere il preside. Ok, Fennekin che è in ritardo e ci ha praticamente travolto. Ok, Audino che... C'è qualcosa perché... Ok, ecco perché si luccicava. Ok, tutti erano per quelli che non si erano filati l'insegnante. Ok, questa dovrebbe essere la ricreazione. Ok, perfetto. A quanto pare le lezioni per oggi sono finite. Ho sbagliato a cliccare. Perché impostato? Ok. Ok, allora. Ovviamente continuiamo a salvare. Ok, qui siamo alle miniere. Ok, cercano sempre di in qualche modo di fregarci a quanto pare. Ok, loro sembrerebbero che siano in qualche modo meravigliati dal fatto che vogliamo entrare, però... Ok, sono distratti. Ok, siamo riusciti a entrare, anche se avrei preferito in qualche modo approfittare di non tanto, cioè non volevo approfittare per sistemare un po' le cose. L'arvesta. Devo ammettere che non mi aspettavo di incontrarlo. Sì,
Se proprio devo essere sincero, però, visto che abbiamo incontrato ben venga. Ok, siamo saliti di livello 7. Ok, qui c'è solo uno strumento e un altro rivide al 6, mini. Ok, a quanto pare le cose che cerchiamo stanno al piano di sotto, credo. Ok, e quindi. Ok, perfetto, di qua. Non penso che ci sia qualcosa. Ok, siamo arrivati al secondo piano. Ok, anche un altro larvesto. Ma è veramente veramente pieno di veramente veramente pieno di larvesta qui. Ok, non mi aspettavo che ok. Abbiamo la. Ok, quanto pare abbiamo la. Il livello alto. Ah, ok, quindi a quanto pare l'Elisir ce li dà tutti. Ok, e quindi l'unica cosa che possiamo fare al momento è quello di combattere. Devo, comunque devo, ripeto, devo ammettere che ce ne sono veramente veramente tanti. E di Pokémon questo dungeon. Spero di non incontrarne altri. Ok, un. Ok, Fireflit deve salire al livello 6. E la cosa non mi dispiace. Devo ricordarmi che ho finito i punti potenza, cioè lo spazio all'interno dell'inventario. Allora. No, non sono riuscito ad attaccare. E sicuramente servirà una baccarancia perché non me la sento di rischiare così tanto. Allora, vediamo in che modo ho la possibilità di sfruttare la cosa. Sembrerebbe andando verso sud dovrei riuscire, esatto, a trovare altre zone. Ok, siamo arrivati al piano 4. E la cosa mi sta più che bene, l'arvesta non voglio svegliarlo, assolutamente. Ok. Quindi finalmente posso andare a depositare sia soldi che a depositare i vari strumenti che ho, che magari non è che servono. Allora, no, devo fare B.
Allora, mela sicuro servirà. Ok, sono arrivato più o meno a quello che potrebbe servirmi e quindi per il momento sto a posto. E quindi direi di andare. Ok. No, perché... Ah, ok, a quanto pare... Quindi a quanto pare... Firefly andrà avanti. Poi c'è anche il discorso che... E Firefleet riesce a attraversare gli attacchi me, quindi la cosa mi sta più che bene. Ok, bacca arancio trovato. Vediamo che modo riesce. Ok, perfetto. Abbiamo raggiunto pure una... Ok, anche l'arvesta è andato KO e siamo a posto. Vediamo che modo riusciamo a fare. Ok, in qualche modo ho recuperato i punti, diciamo, un po' di energia, se così si può definire. Ok, vediamo se in quest'altro punto troviamo qualcosa, dubito però. E comunque siamo più o meno al... Ok, intanto sicuramente mi invertirò con Firefleet. Ok, Firefleet si è addormentata. Ok, e lei approfitterà per... battere l'avversario. Ok, cioè questo sta dormendo, quindi e la cosa non è che ci interessa più di tanto. Ok, Slugma è andato KO. Direi raggiungere questa zona qui. Ok, possiamo andare avanti col piano. Ok, abbiamo incontrato Gabite. Si potrebbe dire che Ok. No, speravo che erano venuti in difesa, ma a quanto pare no. Ok, direi di andare avanti in questo modo. Sì, la uso. Meno male che ogni volta ci fa utilizzare in automatico, mi chiede se voglio utilizzare le baccarance, i vari strumenti, che è cosa molto molto utile, non mi fa perdere un turno. Ok, direi finalmente che possiamo salvare il primo
dungeon, cioè il primo boss l'abbiamo battuto. Direi allora, ragazzi, che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.